Il 58% dei contagi nella provincia di Pesaro Urbino si sta registrando nei comuni di frontiera fra Marche e Romagna. I numeri del Servizio Sanitario Regionale dicono infatti che Gabicemare, Gradara e Tavuglia sono ad oggi territori in cui il virus circola con meno resistenza. Non è una novità, insomma, anche nelle precedenti ondate, il nostro distretto, vuoi per la vicinanza comunque con la Romagna, con l'Emilia-Romagna e con il Nord, ha comunque sempre avuto dei numeri molto alti rispetto anche alle altre, diciamo, aree della regione Marche, anche per, insomma, la vitalità e il movimento che caratterizza dal punto di vista non solo, diciamo, industriale o lavorativo, ma anche culturale e turistico. Quindi, diciamo, è giustificabile anche con queste circostanze. È vero che il dato però che ci deve, insomma, sul quale dobbiamo focalizzarci è l'occupazione dei posti letto negli ospedali e in terapia intensiva, perché sappiamo benissimo che ormai nella quarta ondata la positivizzazione della popolazione può essere anche, diciamo, continuare, diciamo, a crescere. L'importante è che non si superi il livello di guardia delle ospedalizzazioni. Territori di transito, di confine, ma anche di ridotta propensione alla vaccinazione. Gabice è infatti la maglia nera provinciale in tal senso, con il 66% di popolazione vaccinata, il che significa che un gabicese su tre non è immunizzato. Poco meglio fanno Gradara e Tavuglia con altre percentuali da fondo classifica, motivo per cui sabato 4, 11 e 18 dicembre torna a riaprirsi il punto vaccinale di prossimità della palestra di Gradara, a servizio proprio dei cittadini dei tre comuni in questione. Abbiamo deciso di riaprire il punto vaccinale di Gradara, che ricordiamo è stato il primo della provincia di Pesaro Urbino come punto vaccinale di prossimità ad essere aperto, assieme ai comuni di Gabicemare e di Tavuglia, con la collaborazione dell'ASUR, del distretto numero 1 di Pesaro e dei medici di base. Ha funzionato tantissimo nei mesi estivi, primaverili, nei quali, insomma, abbiamo aperto per la prima volta il punto vaccinale. Abbiamo pensato di riaprirlo proprio per diciamo, cercare di porre rimedio a questa avanzata, questa quarta ondata con nuovi positivi e dare la possibilità alle persone che vivono nel nostro territorio di vaccinarsi in modo più agevole, quindi con un punto sotto casa, con l'infermiere, col medico di fiducia. È anche un modo per cercare di portare a vaccinare anche persone, diciamo, spaventate o dubbiose. Quindi un grazie di cuore anche all'associazione di volontariato, all'Avis Gradara, all'Auser di Gradara, alla Protezione Civile di Gradara di Gricemare, che grazie al loro contributo e impegno hanno mantenuto e continueranno, per questi 3 sabati in programma, a mantenere aperto il punto vaccinale di Gradara.